Ciao a tutti ragazzi, qui è di Spartano 117, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova puntata della rubrica strategia di campo di Battlefield 3. Nello scorso video, per chi non se lo ricordasse o per chi se lo fosse perso, avevo trattato la mappa Picco d'Amavand, nascendo come russi, cioè nello schieramento russo, cioè quelli che hanno la bandiera AC. Quindi se vi siete persi questo video, guardate quello, perché probabilmente servirà, cioè senza probabilmente, sicuramente è necessario guardare quello per capire ciò che dirò in questa puntata, appunto. Però non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa ho da dirvi oggi. Perché ho detto questa piccola premessa? Semplice, perché nello scorso video dissi che in pratica il discorso valeva da entrambi i lati, valeva cioè per una squadra che per l'altra, perché questa è una mappa molto simmetrica, per così dire, perché come già detto è strutturata da un lungo tunnel in cui risiede una bandiera B, che è la più importante, e alle cui estremità c'è uno schieramento russo da un lato e americano dall'altro, e quindi un'altra bandiera. Ed è per questo che dico che giocare in questa mappa non cambia molto dal lato, perché bene o male il modo di giocare è lo stesso. Però non preoccupatevi, per chi se lo fosse perso non vi farò tornare indietro a guardare l'altro, perché sennò questo sarebbe tempo sprecato. Ve lo ridirò, non preoccupatevi. Però prima ci tengo a sottolineare soltanto che sarà normale se vedrete il video velocizzato, in quanto la partita questa è durata qualche minutino in più che la scorsa, quindi probabilmente mi toccherà velocizzare alcune parti. Alcune le ho già tagliate perché comunque era una situazione abbastanza di stallo e quindi era inutile farvele vedere. Però non preoccupatevi che le cose da dire ce le ho e vedrete cosa da dirvi in poche parole. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito a parlare delle bandiere. Allora, le bandiere, come in quasi tutte le mappe conquista, sono tre: A, B e C. Quasi tutte su console, perché so già che su computer ce ne sono molte di più. Questa mappa sinceramente non lo so, però è un discorso generico il mio, visto che gioco su console parlo di certo per console. Le bandiere sono A, B e C. B, come dissi in precedenza, è quella in tunnel. A, quella dei russi, e C, di quella degli americani. Penso che molti di voi non fossero attenti, perché ho appena detto il contrario. È il contrario in realtà. In realtà sarebbe C per i russi e A per gli americani. Ho detto il contrario. Spero che qualcuno di voi sia stato attento e abbia capito che stavo solo scherzando. E non sto scherzando, stavo veramente solo scherzando. Vabbè. E quindi, in base a dove nascerete, una bandiera sarà relativamente facile prendere. Anzi, togliamo relativamente. Sarà facile, appunto, perché ci nascerete sopra ed è a prova di scemo. Detto proprio sinceramente. Però focalizziamoci su questa partita, in cui io ero negli schieramenti USA, quindi facciamo che ero negli schieramenti USA, nascevo da e abbiamo preso la bandiera A subito. Io vi consiglio di lasciarla perdere e andare oltre, se riuscite a prendervi o il carro o la jeep almeno, e proprio fregarvene della prima bandiera, perché intanto qualcuno a piedi la prenderà sempre, e di puntare subito su B, perché la vera partita si svolgerà tutta su quella bandiera lì. Il perché ve lo dirò dopo, ma è qualcosa di intuibile, non preoccupatevi. E ovviamente, come faccio questo ragionamento per gli americani, lo faccio anche per i russi, quindi sicuramente la prenderanno anche gli avversari nello stesso modo e più o meno nello stesso tempo, quindi non tentate neanche di assediarla, concentratevi su B. Come dicevo, B è molto importante. Beh, il motivo si può anche intuire, ma ve lo dirò lo stesso. Il motivo è che si ritrova al centro della mappa, quindi da B si può avere un facile vista sulla bandiera avversaria, e comunque si può avere un punto d'appoggio, un punto su cui poter rinascere e poter attaccare la loro bandiera, non tanto per prendere la bandiera ma per attaccare i nemici e quindi fare kill e quindi fargli scendere ticket. A questo punto magari qualcuno mi chiederà come poterla prendere subito. Beh, vi ricordate 2 secondi fa che vi ho detto di cercare di prendere subito o il carro o almeno la jeep? Beh, non era tanto per la forza in sé del veicolo, quanto per la velocità che si può ottenere in un veicolo che non ha piedi, e quindi di raggiungerla. E questo è il vero scopo, raggiungerla per ottenere un vantaggio tattico sugli avversari. Non tanto di arrivare a piedi, arrivarci e basta, ma di arrivarci, magari entrare in una casa o andare oltre la bandiera e puntarsi verso gli avversari ed evitare il loro arrivo o intralciarli. Questo era lo scopo di quello che vi ho detto. Se si ha la jeep si potrà fare molto più velocemente che con il carro, per via appunto della velocità. Se si avrà un carro invece si potrà ostacolare i nemici col fuoco, quindi col fuoco di soppressione, fuoco appunto del cannone del carro o dell'arma secondaria. Nel mio caso uso la rosa e pallottole, non in questa partita, ma io sul mio carro personale come arma secondaria c'ho la rosa di pallottole, e di poterli ostacolare, o in alcuni casi, se riuscirete ad essere in vantaggio tattico, di attaccare il loro carro. Se così non fosse, c'è il C4 per questo, non preoccupatevi, C4 genieri, ma di questo delle classi ne parleremo dopo.
Quindi per concludere il tema bandiera, un riassunto veloce. Allora, la bandiera su cui nascerete vi consiglio di evitarla sempre. La bandiera su cui nasceranno i nemici lasciatela perdere per tutta la partita, perché si rischia soltanto di finire in una situazione di svantaggio. Così facendo, come dissi anche nel video precedente, non pensate proprio a conquistarla. Il motivo è semplice, ve lo spiego. Se voi oltrepasserete, cioè prenderete la bandiera nemica, per esempio io ero americano e avevo A, se andavo a prendere C, cosa succedeva? Loro avevano soltanto lo spawn. In C si riesce anche a chiuderli nello spawn, in A è impossibile perché guardate qua, è troppo grande come ambientazione rispetto all'altra e non si riuscirà a prevedere da dove arriveranno i nemici. Quindi vi sconsiglio di prenderla e di concentrarvi soltanto sulla vostra e su B e di temporeggiare, diciamo, di far avanzare loro e ucciderli mentre loro attaccheranno, o se no di stare all'ingresso loro del tunnel e ucciderli da lì. Quindi in poche parole la loro bandiera lasciatela stare. Per B, B è la più importante, bisogna sempre averla se volete vincere la partita, se no vi assicuro che perderete se non avete B, e bisogna difenderla. Non sarà difficile nel momento in cui si giocherà come un team e nel momento in cui si sarà nella galleria e non si cercherà di andare o troppo oltre le linee nemiche, cioè vedete A, loro sono andati lì oltre, ma noi A ce la riprenderemo con una facilità estrema e nello stesso tempo ci terremo B, o se ce la prenderanno la riusciremo subito a riprendere, e questo è l'errore più grande che loro hanno fatto. Quindi in conclusione delle bandiere è questa: le importanti sono quella su cui nascete e B, l'altra la potete anche lasciare stare, questo vale per entrambi i team. Per quanto invece riguarda la composizione del team che vi consiglio, è sempre quello di trovarsi tre amici per poter fare un team da quattro giocatori e quindi di essere molto più equilibrati che avendo un team scomposto o di gente che non si conosce. E però, andando più nello specifico, la composizione delle classi che dovrete prendere è la seguente: un cecchino perché la galleria è pressoché dritta, cioè è quasi dritto, giusto un po' curva ma è dritta, quindi basta che si metta in fondo alla galleria, o se avrete B proprio su B si metta, vabbè ovviamente non sopra la bandiera, su B qua nella sezione trasversale di B diciamo, e cecchini verso il team opposto o verso le bandiere dei nemici, qualunque esse siano, in caso vi aggirino o cose simili. Quindi un cecchino che vi può servire appunto per questo. Un medico, perché il medico ci deve essere sempre, perché è fondamentale sia per curare i nemici, cioè gli amici scusate, per le rianimazioni, quindi per non perdere ticket stupidi, e soprattutto perché le armi del medico sono comunque davvero molto valide, quindi può anche uccidere, può essere usato anche benissimo solo per uccidere, però soprattutto per il ruolo di medico che ha. E lasciate stare gli ingegneri, perché sì è vero che c'è un carro, ci sono elicotteri o cose simili, ma stando in galleria gli elicotteri non vi toccheranno minimamente, e i carri ci penserete, ve lo dirò dopo. Lasciate stare l'ingegnere, perché le armi del ingegnere sono più armi da corto raggio diciamo, e questa è una mappa davvero molto lunga, quindi sconsiglio le armi così, consiglio più le armi long range come possono essere fucili d'assalto o cecchini. E anche le mitragliatrici leggere, appunto, se non è zuppa e bagnato, le ultime due classi, gli ultimi due vostri compagni dovranno prendere classi supporto. Perché non ingegneri? Semplici, perché nelle classi supporto sono due. Uno prende le claymore da mettere nel tunnel, perché quei tunnel vi possono veramente fottere se i nemici arrivano in gran massa e nessuno li sta controllando. Due, il secondo per il C4, perché il C4 appunto servirà a tirare giù il medico, il carro nemico, la jeep. E non vi servirà nient'altro, visto che sono soltanto due. E ciò servirà soltanto nel momento in cui il vostro carro non riuscirà a tirare giù loro. Quindi, come potete vedere, le opportunità sono molte, le possibilità ancora di più. E contrario semmai, vabbè, e quindi è superfluo l'uso di un ingegnere. Questa è la composizione del team ideale secondo me, poi è soggetto a variazioni. Io per esempio in altre partite uso il ingegnere quando vedo che per esempio nessun mio compagno prende fuori un ingegnere o anche appunto un supporto per tirare giù il loro carro, ma se si è in quattro giocatori e si può comunicare vedrete che questo non ci sarà necessità di ciò, mettiamola così. Anche questa parte è andata, quindi in poche parole, riassumendo, le bandiere sono la prima che avrete, cioè A e B, le classi sono un cecchino, due supporti e un medico. Detto questo non ho nient'altro da dire, perché i metodi per conquistare le bandiere li ho detti, la squadra da usare ve l'ho detto, quindi non c'è più nient'altro da dire. Poi comunque ripeto e ripeterò probabilmente ogni puntata di questa rubrica, ogni situazione può variare a mille variabili, dalla bravura dei nemici, da chi ha il carro nemico, anche se uno che ha per esempio la corazza reattiva o è uno scarso, si fa per dire, uno che ha appena iniziato a giocare quindi non sa neanche usare, quindi non costituisce in sé un problema, dai nemici se attaccano direttamente quindi serve il cecchino, o se attaccano soltanto passando da copertura a copertura e qui il cecchino diventa anche superfluo. Ma queste sono cose che dovrete vedere voi in partita e impararle piano piano, e dovrete soprattutto essere disposti a giocare per la squadra mettendo bonus di squadra o aiutandoli con cura
munizioni o cose simili, e dovrete essere disposti a cambiare la vostra classe, anche se la vostra arma preferita si trova in un cecchino, per esempio, e non vi serve niente. Detto questo, il video sta volgendo il termine, spero di non avervi annoiato, spero che continui a piacervi questa serie perché la trovo davvero entusiasmante per me da fare e spero per voi da seguire, e ci sentiamo al prossimo video. Non so ancora che mappa tratterò, ma presto ve lo dirò, anzi presto lo vedrete. Ciao!